Ragazze, buongiorno e benvenute qui. Oggi ci riuniamo di nuovo a un shopping hall, a un hall. Sono andata a fare un po' di spesuccia, perché a fare danni più che altro, danni nel mio portafoglio. Allora, sono andata un po' in giro per i negozi e quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato. Dal negozio di cinesi mi sono preso delle calzette, magari vi interessa. Cercavo un tipo di calza che può andare anche nel mocassino, un po' più elegantina così, e ho preso questo genere qua. Sono, credo, non so, secondo me sono un 70 denari. Quelle un po' lisce che scivolano bene e c'hanno questo fiocchetto con perlina, 1,50 euro, molto carine, e me le sono prese anche sul grigio. Le avrei volute anche marroni o blu, ma non c'erano. Blu mi sono preso queste qua, che sono praticamente, non so se sono in cottone, ma vabbè, tipo il cottone. Con la stessa cosa qui, la caviglia, le perline mi piacciono. Sì, sembrerò bambina la mia età, però a me un po' di orlo fatto bene, un preziosito, mi fa piacere che si vede, intraveda dal pantalone o che ne so. Magari quelle sono carine anche da portarlo con una scarpa da ginnastica quando farà più caldo, e sopra una gonna lunga ci sta bene. E poi mi sono prese queste qua lunghe, lunghe nere, fatte così, mi piacciono anche loro. E vabbè, queste dai negozi cinesi. Poi dalla Cadiz sono andata a prendermi. Mi sono ripresa la maschera della Geomar, questa qua con carbone vegetale, acido salicilico e aloe vera bio. Mi piace moltissimo questa maschera qui, è una maschera ultra detox, dà un effetto detossificante alla pelle e anti-impurità. Io lo utilizzo perché ho la pelle mista grassa in periodo caldo, cioè quando comincia la primavera fino in autunno. Chi mi conosce lo sa che lo specifico sempre, e questa qua mi fa piacere utilizzarla e mi dà un po' di opacità alla pele. Come mi mancava uno scrub in casa, uno scrub opacizzante, uno scrub per il viso, ho preso questo, non l'ho mai usato, non ho mai usato questo brand Planta Viva, è un brand eco bio, vegano, Made in Italy, d'altronde mi fa piacere perché non l'ho pagato nemmeno tanto, 2 euro mi è sembrato un buon prezzo. Un scrub crema viso esfoliante con aloe vera e carbone vegetale. Io nei ultimi 10 anni, se non di più, sto cercando di non buttare troppe schifezze sulla mia pelle, cioè nel senso sono un po' più attenta. Credo da quando ho sbarcato la soglia dei 40. E quindi cerco di prendere prodotti biologici, prodotti vegan, prodotti fatti anche in Italia, però non è che avessi qualcosa con l'estero, perché ad esempio ho trovato dei brand dall'est Europa che hanno dei prodotti pazzeschi a costi piccoli, perché qua in Italia alcuni prodotti costano, per quello che ho detto questo per 2 euro. Mi è sembrato un buon prezzo, vedremo quando lo metteremo all'opera quanto vale la sua, però non ho dubbi. Sono anche 100 ml di prodotto, quindi qua ne hai voglia da farti. Poi mi serviva anche una maschera per capelli, non ero sicura se ce l'avevo a casa una di scorta, perché quella che ho in bagno sta per finire. E sempre da questo brand Planta Viva mi sono presa maschera per capelli al profumo, cioè col coco e vaniglia, nutriente. D'altronde a me serve una maschera nutriente in genere, perché
che ho fatto la decolorazione dei capelli l'anno scorso e li ho rovinati, vedete che ora ce li ho più corti perché ho dovuto tagliarli, sono ancora un po' rovinati, insecchiti. E quindi questa è una maschera nutriente, ideale per capelli secchi e sfibrati. Eccola qui, se andate da Cadiz, e mi pare che c'era anche una al mango, però non c'era più nell'espositore, probabilmente era finita e non mi ricordo quanto lo pagai, intorno ai 3 euro qualcosa in offerta, però le maschere di capelli costano. Dalle casse mi sono presa le mandorle tostate della Noberasco. Queste qua me le faccio per il spuntino, a me piacciono e poi mi piace, conosco bene il brand Noberasco, è un brand molto buono, ne ho visto anche la fabbrica nei viaggi quando faccio con mio marito e quindi me sono prese due confezioni. Poi sempre nelle vicinanze della cassa ho comprato le caramelle, queste qua le usa mio marito di più. La settimana prima di Pasqua è stato male, ha avuto vabbè, un brutto raffreddore, mal di gola, sapete la stagione. E mi ricordo che avevo in sala un vassoietto dove di solito stanno le caramelle, ragazze, le ha finite tutte, avevo quelle alla menta, eucalipto e miele, mi pare, tutte le ha mangiate, mi dice non ci sono più, allora ne ho prese altre due confezioni. Queste qui alla menta proprio, vabbè, sono 75 grammi, però a me piace perché questo brand Herbamel è un brand buono. E poi questa mirtillo rosso con goccia di miele, che sono buone. Poi, sempre alla cassa, proprio lì, proprio vicino, c'era lo stand con un paio di protili, credo che tengono le promozioni, però guardate che bella confezione mi sono presa di scrub e burro corpo, 5,99 euro, ragazze, un affarone. Ragazza mi ha detto che è profumo di rosa questo, non so, ce l'avevano anche altri tipi, il brand non saprei, insomma. Comunque, guardate un po', probabilmente quelle che siete andate prima di me, prima di Pasqua, le avrete viste, magari erano confezioni, non ho chiesto alla ragazza, per far regali di Pasqua, però c'era ancora un altro tipo col fiocchetto Tiffany, color Tiffany è la confezione. E l'altra un'altra specie di rosa un po' più chiaro, insomma, burro corpo serve sempre, scrub, tanto mi volevo prendere anche un scrub, quindi ho fatto l'affarone. Questo è stato dal Kedis. Dalla DM ho fatto il botto, faremo anche parte 2 perché mi dimenticavo e ho preso anche un smalto semipermanente, un altro colore della Laila, questo è il numero 144, tenderly tender, non lo so, io volevo un rosa, poi alla fine qua lo vedo fucsia, cioè lo vedo tipo lila fucsia, ma insomma in negozio l'avevo visto rosa, comunque le luci ti fanno sballare. Che colore sarà quello lo userò. Poi passiamo da DM. Da DM mi sono presa i dischetti struccanti perché questi maxi non ne ho più tanto. Ne ho preso solo un pacchetto perché questa settimana vediamo un po' come è messo mio marito col lavoro. Andremo da risparmio casa e qui li trovo. E me le prenderò da lì, ma siccome questi giorni mi servono, mi sono preso un pacchetto. Non che questi della Ebelin non mi piacessero, alt mi piacciono, però mi piace. Però 2 euro mi sembra lì da risparmio. Le trovo pacchi più grossi e con meno, cioè costo meno. Ecco. Poi ho preso questo per mettere un decalcificante disincrostante da mettere nel water. Volevo prendermi gli assorbenti Nuvenia, non li ho trovati, quelli che uso io di solito.
però ho detto vabbè, prima che vado da risparmio mi prendo. Andiamo in parte 2 perché non riusciamo a fare un'unica parte perché i miei haul sono un po' più lunghi. Queste qua, dicevo, della Nuvenia me le sono prese per i flussi abbondanti. Ho preso solo un pacchetto perché anche qui il discorso che andrò a risparmio casa me le prenderò da lì perché lì trovo anche promozioni. Per i capelli, per proteggerli oppure quando uso la piastra, ho preso questa acqua modellante effetto volumizzante, del brand Balea. La ragazza mi ha detto che è buono, non l'ho mai usata, quello ho usato un altro tipo. Poi, mi sono presa questo per la lavastoviglie da mettere per profumare. Della skincare, linea skincare, ho preso della Balea questa maschera per il viso purificante con argilla viola, argilla medicamentosa e zinco per tutti i tipi di pelle. Scrive qua, però l'effetto è che riduce la visibilità dei pori e opacizza la cute. Io terrei a dire che di più per la pelle mista grassa, però per una pelle secca non lo so io se questa maschera sarebbe indicata. Boh, beh, dico boh perché vedo che scrive per tutti i tipi di pelle. L'effetto opacizzante in genere lo cerchiamo noi quelle che abbiamo la pelle mista grassa, non quelle con la pelle secca oppure normale. Però io l'ho presa perché per me serve per la mia tipologia, ma non mi sentirei a consigliarla per chi ha una pelle secca. Sappiate che è un nuovo prodotto perché io non l'ho mai trovata fino ad ora. Poi mi sono presa di questo brand coreano. Scusate, ma ho spappolato la scatola perché volevo aprire per vedere il prodotto. Ho preso questa crema probiotica con probiotici, riso, protezione 50 è tipo una crema, con SPF 50 per il viso, perché da adesso comincia il tempo e col sole ci vorrà sempre. E vorrei provare quest'anno diversi brand, perché quelli coreani sono buoni. Della casa Organic Heroes, scusatemi, mi sto impappinando. L'avete già visto, questo qua ve l'ho già fatto vedere un'altra volta. Sto brand, ho preso un booster per il contorno occhi con caffeina e gelsomino d'arabia. È un prodotto drenante, anti-aging e riattivante per il contorno occhi. È fatto così. Non vi so dire i prezzi, andate a vedere sull'app della DM o nel negozio. E poi, sempre dello stesso brand, la vitamina C e peptidi, un altro tipo di booster con effetto illuminante, antimacchia e rassodante. Io ho preso due confezioni perché c'era la promozione in negozio DM oggi da me. Vi farò un discorso a parte. In un clip, come vi dovete comportare con la vostra pelle al cambio stagione, che prodotti da utilizzare. Darò una cosa generalizzata, non capitemi male che è come un consiglio che mi sentirei come una professoressa, perché mi sono sempre cioè, ho sempre detto che la skincare e i prodotti per la skincare che uno usa sono personalizzati e non sono per ciascuno. Però, se uno si ritrova, nel senso, io ho la pelle mista grassa, tu ce l'hai la pelle mista grassa, sappi che la puoi provare, ad esempio. Però, se tu hai la pelle mista grassa, però hai 20 anni, ho la pelle mista grassa, ma ne ho 47 e aggiungo dei prodotti anche anti-aging,
tu non li puoi utilizzare perché sei giovane e quindi utilizzerai soltanto quel tipo di prodotti adatti alla pelle mista grassa, ma per la gioventù, per esempio, o ti prenderai tipo solo lo scrub invece che anche la crema viso. Ecco, è quello che volevo dire, quello che vi faccio vedere o vi proporrò e vi spiegherò magari in qualche tutorial, non prendetelo come nota che dovete farlo uguale. Capite? È quello che per non passare il messaggio che sono io la professoressa che vi insegno, no, io vi do delle idee. Poi ho ripreso di nuovo due confezioni perché mi piace da morire. Questa essence del brand Hide Here, scrive qua, è un brand coreano. Ho sempre detto che anche il booster ha un complesso di peptidi e acido ialuronico, è un prodotto illuminante antirughe, quindi mi raccomando, dai 45 in su il booster la utilizziamo. E poi, siccome mi è piaciuto questi patch occhi della Hage, me ne sono preso altri tre perché questo mese avremo un viaggio e saremo 3-4 giorni fuori casa e la skincare me lo dovrei portare con me, perciò. Poi ho preso la vitamina il ferro con vitamina C e gruppo delle vitamine B. Ho preso questo qua di Mivolis perché l'ho già usato in passato. È come prodotto di mantenimento per il mio corpo. Quando avevo la mancanza di ferro, prendevo quello della Equilibria che era un po' più forte. Poi, dalla categoria make up ho preso due matite del brand Catrice per le sopracciglia. Ho trovato il colore un po' più scuro, anche tuttora ce l'ho questo di Catrice e mi piace tanto. Sono quei prodotti con la mina micro, vedete, sottile, mi ci trovo bene. Unica cosa che dovete fare attenzione di disegnare pian piano e non cercare, non fare pressione perché si spezza facilmente. Ho preso della nuova collezione di Catrice, che non mi ricordo come si chiama, questa tinta labbra effetto idratante. Collezione si chiamerebbe Seeking Flowers, qualcosa del genere. Io ho preso la numero 3, la 03, questo fucsia spara flashato. Non so come starà sulle mie labbra, perché la collezione non che sa non sarà non era bella, era bella, però io non sbatto molto con l'arancio, non capisco perché c'era tutti questi colori. Lo so che quest'anno andremo molto di questo albicocca arancio, però quello non era un albicocca, quello era un arancio e a me l'arancio sulle labbra non mi piace, non mi dona perché sono troppo bianca. E quindi vabbè, e poi volevo provare della Deborah Milano il Super Vinyl No Transfer, il nuovo rossetto che è uscito. Vi farò anche qui dei tutorial da parte per quanto riguarda il colore, per vedere la stesura e come si comporta. Di questo qua c'ho mezza idea perché la commessa del negozio la settimana scorsa l'aveva utilizzato su di lei. Dico la settimana scorsa perché io l'avevo già visto, sto prodotto non era ancora messo, però aspettate la mia di idea e il mio tutorial. Ok, questo è tutto. Se avete domande, lasciatemi nei commenti scritto, io rispondo a chi mi domanda e fatemi sapere se anche voi fate così shopping sfrenato come me e che cosa acquistate di solito quando andate in questi negozi. Vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima.